veramente un caloroso benvenuto a tutte e a tutti voi. Sono molto onorata e molto contenta di ospitare questa presentazione di questo libro, che è un libro molto singolare, ma sarà poi l'autrice naturalmente a dirci perché è singolare. E voglio dire che naturalmente c'è il protagonista di questo, o meglio, mi viene da dire un po' provocatoriamente, per entrare subito in un'atmosfera alla Leonardo Sciascia, l'oggetto, visto che spesso sono le donne a essere oggetto, anzi quasi sempre, l'oggetto è appunto questo grande intellettuale, questa enorme personalità. La particolarità che è davvero coraggiosa e molto peculiare, ma ripeto, sarà Rossana Cavaliere a dirci perché e a spiegarci cose, mi limito a mettere un titolo. La peculiarità è di, traendo spunto da, anche da una polemica che ha caratterizzato i favolosi anni 70, di parlare di questo grande intellettuale, questa grande personalità, con lo sguardo delle donne, di donne appunto, come si dice, importanti, donne che hanno delle storie peculiari, delle storie spesse, si direbbe, e che appunto, come ci dirà l'autrice, ci raccontano, ci parlano di Leonardo Sciascia. Ora io mi limito a dire questo perché credo che non vorrei appunto togliere la suspense. Oggi ho imparato questo unico vocabolo dei giovani, l'unico che ho imparato, che è questa cosa dello spoilerare. Me l'hanno spiegato, l'ho imparato e quindi so, e quindi non vorrei spoilerare, perché è, in realtà è, come dire, la lettura è avvincente perché non è prevedibile. Ecco, non è prevedibile perché la soggettività con cui si entra in questo momento non è assolutamente prevedibile, ma è molto interessante, perché l'impressione che ne ho avuto io è che ci sono molti punti di riflessione sull'attualità, o perlomeno sugli interrogativi che ci poniamo, nonostante che stiamo parlando di una persona che comunque ha vissuto molto calata nel suo tempo, e quindi anche molte, diciamo, delle polemiche di cui è stato protagonista sono polemiche molto legate al tempo e alla temperie culturale in cui si viveva. Una battuta finale, poi cedo subito la parola, che è questa, perché poi appunto avrò l'onore di partecipare anch'io a questa tavola rotonda. Io uno dei sentimenti che ho provato leggendo qua, ma come anche insomma un po' le cose che mi capita di leggere, che sto intersecando in questi ultimi mesi, è provare un grande senso di invidia. Per cosa? Per il fatto che si tratta di persone che, parlando di sé e delle loro, mentre sono raccontate nelle loro frequentazioni, sono persone che maturavano le loro riflessioni, eccetera, in delle frequentazioni in cui noi ritroviamo i migliori nomi protagonisti dei nostri tempi, cioè grandi figure di grandi intellettuali che si frequentavano tra di loro. C'era un'amicizia anche vera, e non come spesso si parla di competizioni, insomma, di sentimenti magari anche non sempre nobilissimi, e questo, come dire, tratteggia quella che è stata, come dire, la partecipazione, la vivacità dei decenni che hanno preceduto. Ma di questo poi, come dire, voglio parlare meglio quando passo dalla parte, diciamo, delle interlocutrici di questa tavola. Però io ho provato un'invidia per questa intensità e livello di discussione, che per un verso può sembrarci elitaria, ma proprio perché si tratta di persone che hanno scritto, che hanno parlato, che hanno comunicato con noi e con quei noi che anche erano presenti in quell'epoca, non era elitaria nel senso della separazione, diventava un patrimonio comune, e di questo forse io credo che sentiamo un po' la mancanza. Ma qua mi fermo e cedo subito la parola.
Grazie al vicepresidente del Senato. Io mi presento intanto dandovi anch'io un benvenuto. Sono Sesa Misci, collaboro con Italia Decide, che è questa fondazione presieduta dalla presidente Anna Finocchiaro, che ha ritenuto molto giusto dare conto di questa iniziativa di Rosanna Cavaliere. E lo ha fatto da un punto di vista che non è solo formale. Italia Decide è una fondazione che si occupa di politiche pubbliche, ma nel 2023 ha fatto un rapporto che è il lavoro di un anno che si presenta dinanzi al Presidente della Repubblica, e che il tema del 2023 era la conoscenza nel tempo della complessità. Che cosa c'entra la conoscenza nel tempo della complessità? Ragionando intorno al libro Leonardo Sciascia negli occhi delle donne, c'entra molto. Io credo che c'entra molto, perché sarà poi Rosanna Cavaliere anche ad introdurre questo panel nel cercare di dare anche il conto del perché, del tipo della scelta letteraria che ha compiuto. Io volevo citare questo nostro rapporto di Italia Decide, perché gran parte delle interviste alla fine si chiudono sempre con una domanda: che cosa insegnerebbe questo racconto di Sciascia ai giovani? Come avviene la conoscenza? Che cos'è la conoscenza? È solo l'insieme di nozioni, o invece è la capacità di interpretare il mondo, di farlo con due principi fondamentali che sono la caratteristica di questo grande intellettuale: la libertà e la sensazione della coerenza, che non è mai cocciutaggine, la coerenza in principi per cui si può contraddire ed essere contraddetti, che sono un po' i filoni del ragionamento. Quindi a me è parso molto importante che noi, come Italia Decide, siamo onorati di presentare questo libro, perché sta dentro questo ragionamento. Un mondo complesso come il nostro ha forse ancora bisogno di personalità che ci aiutano a comprendere, a conoscere, e di farlo intorno a un paradigma che, pur dentro la complessità, mantiene elementi centrali. Poi, interlocueremo con le nostre rappresentanti. Due sono protagoniste del libro, che sono la signora dottoressa Nonnino e Antonella. La Francesca Scopelliti, che è un nome molto importante, poi diremo perché, e Rosanna Cavaglieri, che sarà... Rossana, che sarà un po' la madrina di questa di nostra discussione, e la Presidente Anna Finocchiaro, che è la Presidente di Italia Decide, a cui lasceremo un pezzo del ragionamento, un po' più quello forse che, su cui misureremo anche la nostra capacità di comprensione del libro di Rossana. Io darei immediatamente la parola a Rossana. Ricordo a tutti, purtroppo, pur ringraziando la Vicepresidente Rossomando, che questa sala è a disposizione per un'ora e mezza, e quindi anche i nostri interventi siano tali che non, perché sono elementi molto rigidi da parte del Senato. Quindi la parola subito a Rossana Cavaliere. Grazie. Innanzitutto io ringrazio, però tutti i ringraziamenti li lascio per la fine. Per adesso faccio un ringraziamento collettivo, perché così volevo entrare subito nel vivo. La prima domanda ideale che mi è stata posta quando appunto abbiamo parlato di questa presentazione è quella dalla quale io voglio partire. Io voglio partire dalla risposta del perché, qual è stata l'intenzionalità di questo libro, perché credo che questo darà poi il là a molte altre domande. Perché ho pensato di dare la parola a tante donne, e sono donne sicuramente eccellenti, tutte donne illustri, donne con un passato, con un vissuto molto intenso, e quindi un vissuto tale da interessare
i lettori, quindi non donne qualsiasi, donne speciali decisamente. Ma perché sono arrivata a questa convinzione? Perché Sciascia, intorno a Sciascia, aleggiava una sorta di pregiudizio. Il pregiudizio era che fosse, diciamo così, misogino. Quindi in questo contesto super femminile, capirete bene, anch'io mi sono posta, da studiosa di Sciascia, mi sono posta il problema se Sciascia fosse oggettivamente misogino, partendo dalle sue opere, partendo quindi dalle figure femminili della sua opera, soprattutto della sua narrativa, che ho analizzato con una certa attenzione, con scrupolo. E devo dire che già mi ero posta molti interrogativi, perché non collimava la mia analisi di questi personaggi con il pregiudizio che aleggiava intorno a Sciascia. Però c'era stata una querelle, ecco, di quei favolosi anni 70 a cui aveva fatto riferimento poc'anzi la nostra gentilissima, squisita ospite, perché nei favolosi anni 70, anzi nello specifico correva l'anno 1974, quindi un po' di anni fa, Sciascia aveva risposto ad una intervista di una giovane rampante, Franca Leosini. Franca Leosini, che quindi ricorre rigorosamente nel mio libro, non potevo non sentire oggi la sua opinione a distanza di tanti anni. Ebbene, Franca Leosini aveva intervistato Sciascia, e Sciascia si era, diciamo, io dico lasciato andare, in realtà Sciascia aveva una vis polemica connaturata, e ci si divertiva anche, insomma, a provocare, e aveva parlato del matriarcato femminile in Sicilia. Poi aveva fatto delle altre affermazioni, per esempio a proposito del lavoro femminile fuori casa, per il quale Sciascia si era mantenuto con una certa prudenza, parlando del mantenimento della famiglia. Quindi della sua contrarietà al lavoro. E quindi sì, 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 lui l'ha detta, come dire, in maniera un po' ovattata, però il senso era questo. Il senso era questo. Si può immaginare che in quei favolosi anni 70, in cui c'erano appunto femministe molto grintose e intellettuali femministe che hanno davvero rivoluzionato il modo di sentire, il modo di pensare, si poteva immaginare quello che poi successe, che cioè scoppiò un, per così dire, caso diplomatico. Non c'era stata l'attenzione appunto al garbo, alla diplomazia da parte di Sciascia, e scoppiò una querelle sui giornali, sui principali giornali italiani, e quindi la gente si appassionò anche a questa querelle. In particolare io ricordo tre voci, perché sono state le voci più autorevoli che sono intervenute in questa querelle, ovvero Adele Cambria, Dacia Maraini e Carla Ravaioli, che scrissero articoli di fuoco attaccando ferocemente Sciascia, il quale con la flemma alla quale era abituato aspettò prima di rispondere. Poi, molto sollecitato, rispose dopo un mese con un articolo molto pacato: antifemminista io? Col punto interrogativo. E in realtà non ritrattò, cosa che forse si sarebbero aspettati in tanti, non solo non ritrattò, ma rincarò la dose, perché disse che queste sue opinioni scaturivano da episodi di vita vissuta, che se non aveva vissuto in prima persona, tuttavia, dei quali episodi era stato, come dire, testimone, quindi figli di amici, eccetera, eccetera, in cui c'erano state delle madri molto possessive, delle matriarche, che in effetti accentravano il potere per quanto fosse un potere domestico. Ecco, alla luce di questa querelle, poi c'è stata l'intervista con un'altra protagonista, Marcel Padovani, quella però nel 1979, anche questa rigorosamente reintervistata nel mio libro, e anche qui aveva rincarato la dose Sciascia. Insomma, diciamo che tutto sommato, anche per sua precisa volontà, non si era mai liberato di questo pregiudizio che aleggiava intorno a lui. Quindi, dopo aver tanto studiato le sue figure femminili,
aver provato a interpretarle da studiosa, mi sono detta, ma forse per tagliare la testa al toro, come si dice con una brutta immagine, ma insomma per fare finalmente chiarezza e avvicinarmi ad una parvenza di verità, forse dobbiamo dare finalmente direttamente la parola alle donne. Ed è così che sono arrivata a questo libro e a intervistare nell'arco di circa 2 anni, perché non è stata un'impresa agevole, come potete immaginare, sono tutte persone particolari e particolarmente impegnate, e nell'arco di 2 anni sono arrivata alla stesura di questo libro. Perfetto, grazie. Grazie mille. Mi pare che se entriamo subito nel vivo della nostra discussione. Nel dare la parola di nuovo alla vicepresidente Anna Rossomando, nel libro, come lo tratteggiava adesso poc'anzi Rossana, c'è un pezzo della vita di Leonardo Sciascia che decide, dopo tanto tempo, con ritrosia, di far compiere una scelta politica e diventa consigliere comunale a Palermo, come indipendente dall'allora Partito Comunista. Un'esperienza da cui si ritrasse molto, quasi che il rapporto tra intellettuali e politica è sempre stato, come dire, un rapporto non semplice, ma è soprattutto interessante l'espressione con cui lui usa, la disillusione di capire che era andato per cambiare la vita e la condizione delle persone più bisognose, e si rende conto che quella volontà non era quella che sedeva nei banchi. Ad Anna chiederei proprio un profilo di questo rapporto intellettuale e politica e come lo interpreti. Grazie, ci proverò ovviamente. Ma intanto io devo dire, naturalmente ho un po' di soggezione con Anna Finocchiaro, perché parlare della sicilianità, essendo io un po' impura, perché mentre lei lo è, io sono, come dire, figlia di una siciliana e di un calabrese, non lo dico per dare delle note biografiche, eccetera, ma perché comunque per le persone della mia generazione, anni 60, questa commissione nata però a Torino ha un significato, perché io mi sento molto torinese, ma mi sento anche molto di tutto l'altro pezzo. E allora quindi ho quindi un po' di ritrosia, ma ci provo, perché credo che la domanda che mi hai fatto, e anche in questo rapporto con le donne, c'entri molto. Cioè c'entri molto, perché ovviamente nella cultura millenaria della Sicilia, cioè, c'è un rapporto contraddittorio con la femminilità e con le donne, nel senso che è vero che è un luogo ovviamente dove i ruoli sono stati molto, cioè, sicuramente non era paritario il ruolo, ma ci sono anche elementi di contraddizione, e comunque c'è una vera e propria anche ossessione dell'universo maschile per la donna, e questo crea tutta una serie di questioni che anche in letteratura le ritroviamo, e anche nel rapporto con la partecipazione, cioè l'intellettuale siciliano è un intellettuale particolare, particolarissimo, cioè innanzitutto questo c'entra, è quella domanda che mi hai fatto, è un intellettuale che ha un rapporto internazionale, cioè molto di sopra, passa oltre l'Italia. Cioè l'intellettuale siciliano è un intellettuale che ha un rapporto con il mondo, e nelle pagine del libro questo anche viene riportato, e Sciascia ne è completamente intriso, cioè, e riesce a essere questo tipo di intellettuale siciliano profondamente intriso della sua sicilianità e contemporaneamente essere a un livello internazionale altissimo. Poi c'è anche, come dire, lo storico atavico pessimismo, cioè, che in genere hanno anche molti intellettuali, e dell'intellettuale siciliano, che è allo stesso tempo una grande, diciamo, c'è una storia di protagonismi, di grande rigore, di grande severità rispetto all'impegno civile, ai diritti, ai doveri, e di questo anche lui ne è stato un interprete. Credo che verranno toccati temi come la giustizia, come tanti altri tipi di impegni, di questo ce ne sarà traccia. E non dimentichiamoci che in quegli anni gli intellettuali di sinistra, o comunque che si ascrivevano a quel mondo lì, coincideva con una vera e propria anche militanza, insomma, o comunque con un legame. Infatti
tra le persone con cui lui aveva un legame molto forte, c'era, per citarne uno, diciamo così, un quisque de popolo, c'era Guttuso, con il quale proprio in questa, perché ci fu poi delle polemiche che maturarono, lui fu eletto prima cioè in Consiglio Comunale e in Parlamento, e in Consiglio Comunale ne trasse appunto lì quello che tu citavi, una grande delusione, perché è chiaro che i ritmi della politica, la lunghezza, la lungaggine delle riunioni, doverti misurare con questioni che ti allontanano dalla concretezza di voler subito incidere. Per chi, come dire, arriva con, diciamo, una nettezza e pensa di poter pure fare, è chiaro che non poteva che essere una delusione. Allo stesso tempo, diciamo che la sua cultura elitaria, anche se vogliamo dire un certo snobismo, quando gli viene chiesto, citato nel libro a Cirio, gli chiede un po' la sua impressione della sua esperienza parlamentare, e lui dice, lui era di Racalmuto, dice: niente di nuovo, è come il circolo di Racalmuto, cioè c'è tutto qua. Cioè, come dire, io mi sono sentita ripiombare in alcune discussioni o racconti. Ecco, allo stesso tempo, appunto, una voce critica molto importante è anche un auto. E qui vengo ad alcuni, insomma, rapidamente due punti, perché non abbiamo tantissimissimo tempo. Da un lato, appunto, la coscienza critica di una Sicilia che vede storicamente, storie di grande impegno che sono arrivate anche a lasciare, diciamo, sul terreno dei morti per questo impegno civile e civico, non solo nella magistratura, ma a parte di tante personalità che sono state appunto impegnate, che hanno voluto comunque essere protagonisti e non spettatori. E quindi c'è comunque una sua denuncia rispetto a un'altra parte di atavica assuefazione, indifferenza e disimpegno. Ma qui c'è il grande tema dell'autonomia, della libertà di un intellettuale che decide di misurarsi comunque coi grandi temi, indipendentemente dal fatto di avere un ruolo istituzionale, di essere in Parlamento, di essere comunque la voce critica delle tante cose che ha scritto nei suoi libri o che ha dichiarato in importantissime interviste, con anche elementi di grande provocazione e indipendenza, anche con una noncuranza che è stata citata, ma che la si ritrova in tutte, diciamo, le interlocuzioni con queste numerose donne. E io qui credo che ci sia un elemento di riflessione, ovviamente, sull'attualità, cioè, perché comunque l'intellettuale che ha i limiti, diciamo, della che dice anche delle cose sgradite anche a chi in quel momento rappresenta la lotta contro un potere consolidato, come poteva essere il Partito Comunista, col quale lui ebbe delle polemiche importanti, dei contrasti importanti. Ecco, però appunto l'importanza e la necessità che noi abbiamo di avere delle voci critiche libere dal potere in qualsiasi forma questo si manifesti. Mi pare che sia di una certa attualità questo discorso, ecco, perché oggi, nonostante che noi viviamo nell'epoca delle massime libertà, o almeno cioè sono scritte e ne scriviamo più volte, siamo in una fase storica in cui comunque c'è una certa insofferenza per la critica al potere. E questo, come dire, ovviamente in quell'epoca lì, dove i contrasti erano molto forti, in cui c'era, come dire, un dibattito politico aspro, diciamo che se ti ascrivevi a un campo, oggi diremmo progressista, comunque dovevi difendere quel campo a prescindere. Cioè, oggi ci suona un po' strano, ovviamente, e su questo anche, come dire, i problemi e le polemiche. Tant'è vero che la rottura tra lui e Guttuso si consumò esattamente su questo, su questo. Però appunto il tema del rapporto con il potere, dell'autonomia comunque dal potere, della dissacrazione del potere, al punto e del continuo mettersi in discussione, al punto che, come ci racconta il libro, avrebbe voluto che sulla sua tomba ci fosse appunto quell'epitaffio che in contraddizione e discussione
anche con se stessi, cioè e questo veramente, come dire, tratteggia esattamente cosa. Ora, questo diciamo lo vediamo nell'intervista a Marcel Padovani, che invece sia per la giovane età, la sua militanza, cioè, ma lei lo dice molto chiaramente in questo straordinario libro intervista, c'è cioè la Sicilia come metafora, in cui nell'ultima parte di questo libro intervista c'è anche proprio una dialettica molto aspra con l'intervistato, che accetta di essere aspramente intervistato, cioè non c'è, cioè non. Poi nella stesura finale il contrasto non viene taciuto, non viene censurato e non viene assolutamente appunto eliminato. Poi si può dire, qualcuno appunto, non mi ricordo più chi è l'intervistato, che dice forse per questo, forse un intellettuale di questo tipo forse non dovrebbe andare in Parlamento, perché forse non fa per l'intellettuale. Io ovviamente penso che sia più un problema, diciamo, della politica in senso ampio, invece riuscire a includere e a ciascuno dare il modo di dare un contributo. Due battute finali e cedo appunto la parola. Intanto parleranno altre su questo rapporto con le donne. Quello che però intanto notiamo, sicuramente grazie alla ricerca dell'autrice, che lui ebbe a confrontarsi in modo almeno, penso che si possa dire paritario, con moltissime donne che ricoprivano dei ruoli in quegli anni. Quindi sicuramente fu molto cercato anche, nel senso che sono donne che alcune lo cercarono per intervistarlo, per avere un rapporto, eccetera. Comunque tutte donne con cui ebbe un rapporto che sicuramente di natura, diciamo, di affinità elettiva, cioè che nasce da un rapporto comunque intellettuale, come lo possiamo intendere, sotto varissimi aspetti, cioè a partire da Barbara Alberti, Marcel Padovani, Leosini. Mi viene da fare un'altra notazione, anche qui, non per essere, diciamo così, pessimista sul presente, che è una tentazione di dire, ahimè, in che presente viviamo, però mi viene da dire, pensando a questa celeberrima intervista sull'Espresso, intanto che per fare questa intervista, che non era un libro ma intervista sull'Espresso, ci vorrono dei giorni di frequentazione, cioè non soltanto ci mettiamo come pensiamo magari noi con un registratore e facciamo un'intervista, ma dei giorni passati qui a Roma per bancarelle di libri, cioè entrare in una, esatto, vacanze romane, entrare in uno scambio continuo e poi questa mitica intervista sull'Espresso, che in quegli anni insomma svolgeva un ruolo importante. Io mi ricordo che non era una rivista, era una, c'erano dei, insomma, mi ricordo queste pile di questo Espresso che era un giornale grande che si sfogliava, esatto. Ecco, noi oggi gli scoop sui giornali spesso sono i contenuti di chat, di cose, eccetera. Ecco, in quegli anni, cioè non un politico, un intellettuale faceva un'intervista che occupava intere paginate, che suscitava nel bene e nel male un grande dibattito, così come altri suoi contributi, ad esempio sul caso Torto o su altri, intervenivano nel dibattito pubblico. Penso che di questo abbiamo bisogno, cioè di un anticonformismo e di uno stare dentro le questioni, dentro i problemi, dietro il confronto, senza paura rispetto a qualsiasi potere costituito, perché questa è l'essenza della democrazia, ma anche la vitalità della democrazia, cioè questo è la vitalità di cui credo che abbiamo moltissimo bisogno. Quindi da questo punto di vista ovviamente è un grandissimo grazie anche da parte mia. Sono molto curiosa di sapere anche sulla famiglia, sulla tradizione Nonino, perché anche qui c'è anche un po' quella storia italiana che viene molto da lontano, cioè di quel mecenatismo che sa essere anche accogliente, interprete, luogo appunto di discussione, dove maturano sempre pensieri appunto importanti. Quindi un uomo così importante visto e incontrato con uno sguardo femminile di donne assolutamente non banali, donne protagoniste,
in vario e svariatissimo modo, che hanno avuto modo di confrontarsi con lui, con la sua storia, con le sue peculiarità e anche con quei suoi elementi, virgolette, che potevano essere interpretati come di conservatorismo, ma che non gli fecero velo, perché probabilmente, e concludo con questo, sicuramente un intellettuale qual è stato lui, la spinta più importante è sempre quella della curiosità verso l'altro e anche verso l'altra in questo caso. Grazie. Grazie Anna. L'autrice ha citato l'intervista di Frank Leosini che viene raccontata nel libro. Devo dire che anche rispetto alla ricostruzione che ha fatto l'intervento della Presidente Rossomando, emerge, come dire, che questo libro va letto, ma non è un libro, è il ritratto di una personalità che si mette al confronto e che le persone intervistate ritrovano nella memoria di quel tempo passato, non solo l'originalità, cioè dei tratti anche lì dello sguardo femminile nei confronti di questo intellettuale taciturno, come dire, no? Che sembrava quasi respingente, e invece nel profondo emergeva il dato di un uomo che guarda dal basso verso l'alto, ma non per timidezza, perché deve riuscire a cogliere quanto di la persona con cui interloquisce sia una persona affidabile. E io lo dico questo perché fa molta impressione anche le domande che sono fatte in maniera magistrale dall'autrice, perché questo libro, la sua ricchezza è data anche dal fatto che lo stimolo alle domande viene da una persona che non è solo profondamente conoscitrice di Sciascia, ma lei ha anche un obiettivo, restituire, se volete, come dire, alla attualità, l'originalità di questa persona che non si è ritratto rispetto alle accuse che erano fatte, ma che però dentro quello c'era un pezzo dell'Italia contemporanea a lui. E se io penso, come dire, ad un'attualità, e quindi il tema non può che essere questo nella domanda che faccio alla Presidente Anna Finocchiara, perché anche la risposta dopo l'intervista da Leosini c'è un'intervista più breve a Dacia Maraini, che però, come dire, nell'asciuttezza di Dacia Maraini, quindi in questo abbastanza simile, come dire, no? Nell'impronta della scrittura di Sciascia, lei riconosce a quest'uomo, come dire, il fatto che sì, non ha replicato, però poi ha scritto un libro in cui ha colto delle differenze. Non l'avrebbe forse mai ammesso, ma lo ha fatto con un testo di nuovo scritto. Chiede alla Presidente Finocchiaro, ma l'accusa di misoginia o l'idea che il matriarcato delle donne siciliane fosse in qualche modo anche l'elemento costitutivo di una certa cultura mafiosa, e che quindi da lì dipendevano una serie di giudizi, fino a che punto tutta questa discussione dà, come dire, conto invece di un rapporto in cui le donne, anche siciliane, non erano così stereotipate? Quindi penso che ha talmente tanti argomenti la Presidente Finocchiaro che ci aiuterà a dipanarli. Sì, cercherò di contrarre, diciamo, il pensiero, che non può che essere un pensiero un po' articolato, visto la complessità invece della costruzione sciasciana intorno a questa questione del matriarcato. Non sono solo battute quelle di Sciascia, alludono ad una lettura della realtà, che peraltro era una lettura che proprio in quegli anni veniva avvalorata da alcuni studi che venivano svolti in Francia, e che appunto ricollegavano all'area del Mediterraneo la presenza di un matriarcato originato nell'antichità. Chiunque abbia visitato un museo di uno dei paesi mediterranei, indifferentemente un museo archeologico, saprà che le antiche divinità erano divinità femminili, simbolo di fecondità. La mia isola è l'isola di Cerere, ed è l'isola di Cerere e di Persefone, cioè l'isola che tiene insieme la vita e la morte. E questa cosa, nella riflessione di Sciascia, come sa chi ha letto l'intervista di Franca Leosini, c'entra. Nel 74 io avevo 19 anni, quindi ero abbondantemente in grado
di intendere e di volere, tra l'altro ero già una militante politica, diciamo così, dai tempi del liceo, e ricordo bene lo scoppiare di quella querela e ricordo anche quanta soddisfazione mi diede la risposta di Dacia Maraini, che diceva: Sciascia guarda solo una parte della questione, perché guarda alla sfera privata e non si rende conto che il potere che attribuisce alle donne non esiste nella sfera pubblica e quindi è un potere limitato. Questa osservazione della Dacia Maraini peraltro è accreditata anche dalla risposta che Sciascia dà alla Leosini quando dice: ma perché lei non ci sono mai donne nei suoi romanzi? Dice: i miei romanzi si occupano di fatti politici, chiaro? Quindi di una sfera pubblica nella quale la presenza delle donne è inessenziale. E però nella raccolta Il mare colore del vino c'è un racconto breve che si chiama Gioco di società, che io trovo delizioso. È la storia di un giovane e brillantissimo professore di matematica che viene incaricato da un tizio dietro pagamento di uccidergli la moglie. Si vuole sbarazzare di questa moglie e, confidando nella capacità razionale della costruzione del delitto perfetto da parte di questo professorino di matematica e contando sulla presunzione del professore di matematica che crede di essere in grado, sulla base della propria razionalità, di costruire il delitto perfetto, accade però che il professore si reca a casa di questa donna per ucciderla. E questa donna, che Sciascia descrive come mite, dimessa, dagli occhiali spessi, quindi neanche con una prestanza fisica in grado di contrastare un aggressore, soltanto sul filo della logica sconfigge il professore di matematica. E dunque il raziocinio sì che glielo riconosci, ma non glielo riconosci nella sfera, ma non ti rendi conto che non ne hanno nella sfera pubblica. Questo rende parziale la lettura di Sciascia e la rende talmente parziale che noi non possiamo non riconoscere elementi di verità nella sua opinione, che però è incompiuta e quindi incapace di rendere il fenomeno, perché ne guarda solo un pezzo. Perché è sicuramente vero che le donne esercitavano all'interno delle case e delle famiglie un potere straordinario. E lui lo ricorda, fa tutti i ricordi familiari, degli amici, ricorda queste donne terribili che governavano all'interno delle famiglie. Ma vivevano una contraddizione, perché certamente esercitavano potere dentro casa, ma erano le stesse donne che non potevano uscire da sole, che non potevano frequentare il bar, che non potevano, come dire, svolgere una serie di attività in quanto donne. Lavorare all'esterno non se ne parlava proprio, in quanto donne. Gli uomini continuavano a riprodurre, peraltro, però, questo mito della supremazia maschile, e le donne li assecondavano. Le assecondavano un poco consapevolmente, un poco inconsapevolmente, a mantenere questa illusione della supremazia maschile. Niente di nuovo, Virginia Woolf ce lo dice: le donne sono come lo specchio degli uomini, però sono uno specchio ingrandente, quindi il tuo uomo appare il doppio nel tuo specchio di quanto in realtà non sia. Peraltro gli uomini, costretti ad affidare alle donne comunque compiti molto importanti, il governo della casa, talvolta delle risorse economiche, i figli e via dicendo, avvertono le donne come minacciose, la sensazione che asciasciano, e quindi non possono che appiattire il loro ruolo, ridurne il loro ruolo, ma le donne a loro volta si vedono come cooperanti, non come fondanti della società e tantomeno della loro famiglia, e trasmettono questa cultura. E io credo che sia proprio in questa l'ambiguità del concetto
matriarcato, perché è vero che l'uomo mette la madre, sto parlando della Sicilia tradizionale, quindi quella di cui parla Sciascia, perché Sciascia parla di una Sicilia che dopo gli anni 70 è diventata un'altra cosa. È vero che l'uomo ambiguamente dava alle donne una posizione centrale, la metteva al centro dei suoi effetti, però la metteva al centro dei suoi effetti ma lontana dalla storia. La dotava di onnipotenza, la madre siciliana, senza però riconoscerle una vita propria. La poneva sopra di sé, diciamo così, ma in tutto sottomessa ai suoi bisogni. Il corpo della donna spariva nel momento in cui nasceva il figlio. Dunque, come vedete, era una questione complessa e complicata. D'altronde le donne reagivano. La loro impotenza generava una furbizia, quella di apparire sottomesse, anche lamentose. Ma Sciascia questo lo dice, ha ragione, anche lamentose, perché questo le metteva al sicuro di evitare, cioè così evitavano contestazioni sul proprio potere, che era quello che si esercitava all'interno della sfera privata, ma che comunque potere era una strategia di resistenza, insomma. Poi non so quante queste donne fossero dissociate, come erano, come sembravano, ma questo, diciamo, è un altro paio di maniche. Quindi Sciascia alcuni tratti di verità li coglie, però siccome gli manca un pezzo alla sua riflessione, non c'entra il punto. Le donne però nella mafia hanno, nella mafia tradizionale, stiamo parlando della mafia tradizionale, hanno riprodotto la cultura mafiosa, hanno riprodotto i figli destinati alla guerra di mafia e hanno riprodotto la cultura mafiosa. Ecco fatto, perfetto, me lo sono perso, non fa niente, tanto ce l'ho in testa. E riproducono la cultura mafiosa. Guardate, questa è una cosa che in alcune sue sfumature, sfaccettature, diciamo, o modi di rappresentarsi è addirittura tragica. Le donne dell''Ndrangheta sono le destinatarie e le custodi del codice della vendetta per l'uccisione del figlio e quindi sostengono la faida, le faide. Abbiamo anche prove documentali, diciamo, processuali di questo. Quindi non è che la mafia nasce perché le donne sono maliziose, mettono zizzanie, però è vero che le donne hanno riprodotto la cultura mafiosa e l'hanno fatto a prezzo del sacrificio del figlio. Perché se tu produci un corpo per la guerra di mafia, lo sai che prima o poi tuo figlio te lo ammazzano. E questo, a mio avviso, lo disse una volta alla Siebert, la quale mi disse, io non ci avevo mai pensato, disse, pensaci, il culto della Madonna, che è un culto direi assoluto all'interno della mafia, secondo me, è così forte perché c'è un sistema di identificazione nella madre che sa che il figlio è predestinato alla morte, come la Vergine, no? Sa che il figlio è predestinato alla morte. Allora, questo è il quadro. Per dire che Sciascia, che lo dice espressamente nell'intervista a Leosini, che pensa che le donne non devono lavorare perché devono stare a casa e che sostiene una ricostruzione di quel genere, la sostiene guardando soltanto ad un pezzo della questione e non all'intera questione. Le cose sono cambiate, ora ci sono donne capomafia, vedi che guadagno che abbiamo fatto con l'emancipazione in questo campo, diciamo. Sì, è vero, ma sono casi molto isolati. Normalmente le donne esercitano la delega quando il capomafia è in guerra, oppure, e questo è più sottile ma interessante, vengono usate come cassa di risonanza. Le proteste per i trattamenti inumani in carcere, per i processi ingiusti nei confronti dei mafiosi, è una strategia comunicativa che viene affidata alle donne della famiglia. Allora, se noi oggi stiamo parlando di tutto questo è perché Sciascia ha fatto due battute e le ha fatte 50 anni fa.
Il che significa, diciamo, che anche l'opera di Rossana Cavalieri ha un senso particolare, perché ci dà l'idea di come l'uomo che elevò al suo, diciamo, codice di comportamento il fatto che non tanto la polemica, ma l'agire dialogico per contraddizione, no? Molto siciliano, perché molto greco, perché molto iscritto, diciamo, in quel modo di affrontare le cose, ancora oggi ci dà una serie di spunti e ci offre l'occasione per ragionare in un tempo in cui, qui chiudo per dirlo con Anna Rassomanno, nessuno, scusate la volgarità dell'espressione, tutti sputano sentenze ma nessuno vuole ragionare più, cioè non vuole più incontrare e affrontare la contraddizione, l'ambiguità, la difficoltà dell'esercizio del complesso. E ha fatto bene a ricordare quindi Sesa anche il nostro rapporto, perché appunto questo tema dell'essere in grado di affrontare la complessità con le sue contraddizioni, con le sue ambiguità, con i suoi slanci, ma insieme anche con gli inciampi che produce, ecco, potrebbe essere un buon metodo per arrivare, non dica alla verità, come diceva Sciascia, ma sicuramente alla conoscenza. Grazie. Grazie Anna. È così, Rossana? Perché ho visto qualche momento di perplessità mentre la Presidente Finocchiava parlava, e adesso sentiamo se l'autrice... Condivido in toto tutta l'analisi che ha fatto la Presidente, sicuramente. Si sente? No, allora mi avvicino. Dicevo, condivido in toto l'analisi che ha fatto la Presidente, perché è partita da un quadro che oltretutto ha avuto, come dire, riscontro anche in tempi attuali. Recentemente, un anno e mezzo fa, a questo proposito ho intervistato, per esempio, tra i vari scrittori, vabbè, Lara Vera, ma ho intervistato anche Carofiglio, più che altro nel suo ruolo di ex magistrato, e mi ha confermato che nelle sacche, diciamo così, un po' meno evolute di una certa Italia, queste forme di matriarcato sussistono tuttora. Quindi tutto sommato Sciascia a suo tempo non aveva tutti i torti, ecco, nel momento in cui aveva fatto questo quadro. E come dire, per Manforte, rispetto a quanto ha detto poc'anzi la Presidente, aggiungo quindi anche questo ruolo un po', diciamo, istrionico, questo ruolo recitativo della donna che in casa era padrona, eccetera eccetera, e mi è venuta in mente, per associazione idee, un'espressione che ha scritto appunto Sciascia, il quale ha sostenuto che queste donne, queste matriarche, questo comunque numero ridotto di matriarche, trovano la loro piena realizzazione recitativa, proprio istrionica, nel momento dei funerali. Ecco, questo con la sua solita ironia, col suo solito sarcasmo. Però voglio aggiungere solo una cosa. Sicuramente questo è il quadro di partenza, necessariamente il quadro di partenza che ha analizzato con una dovizia e con un acume ovviamente straordinari la nostra Presidente. Però io voglio dire, perché allora mi sono appassionata e ho provato a dare una soluzione agli interrogativi che si ponevano? Perché proprio la Presidente ha citato una novella che io amo tantissimo, Gioco di società, che vi invito eventualmente ad andarvi a ripescare e a leggere. In questo Gioco di società la protagonista, tutto sommato, più che non alla fine, la protagonista è la donna, e questa donna che sa, che ha come dire, pedinato, ha fatto pedinare, che comunque conosce perfettamente il progetto uxoricida di suo marito, e che quindi in casa sta aspettando sta aspettando il killer, e quando lo distrugge, come ha detto giustamente, e su quale piano, questo è il paradosso, secondo me eccezionale, e cioè lo distrugge sul piano della razionalità,
Pensiamo bene della logica e della razionalità, esattamente. E pensiamo bene, cioè le donne, per un pregiudizio atavico, sono state sempre associate più alla sensibilità, allo sviluppo di attività legate con la maternità, maestre d'asilo, maestre di scuola, professoresse, eccetera, eccetera. Ma la razionalità è da sempre, è quasi sempre stata legata all'uomo. Ebbene, Sciascia crea una figura femminile, quale quella della protagonista del gioco di società, che batte sul terreno della razionalità l'uomo, che aveva assolutamente preparato fin nel dettaglio il suo assassinio. Quindi una figura, quindi mi sono detta, uno scrittore come Leonardo Sciascia, che inventa in tempi non sospetti, in cui le donne erano assolutamente in questo ruolo, vivevano questi ruoli, diciamo, di sottomissione, eccetera, eccetera, ma lui inventa una figura femminile che batte sul terreno considerato tipicamente maschile un uomo, e un uomo che era professore di matematica, brillante professore di matematica, come ci ha ricordato la Presidente, e che oltretutto aveva un piano che aveva elaborato e che aveva architettato con molta attenzione, perché lui doveva uccidere quella donna. Quindi davvero una cosa straordinaria. E poi un'ultima cosa, scusate, ma questa era una precisazione che volevo, se non altro per far capire perché mi è venuta questa idea della contraddizione che ho trovato in Sciascia, no? Tra questa idea di misoginia e queste invece figure così nuove. Ecco, è stato pubblicato molto di recente, appena un paio d'anni fa, è stato pubblicato un nuovo libro di inediti di Sciascia, e sono soggetti cinematografici, sono soggetti per il cinema, perché questa sarebbe un'altra magnifica parentesi, ma non l'affronteremo sicuramente oggi, non possiamo, ovviamente per limiti di tempo e anche perché andremo altrove. Sciascia è stato amante del cinema, lo ha molto studiato, poi lo ha odiato, poi è tornato ad amarlo, eccetera, eccetera, però aveva preparato dei soggetti per il cinema. Il libro si intitola Questo non è un racconto, ed è una testimonianza di inediti che sono stati trovati grazie al nipote catalano, Vito Catalano, che ha spulciato tra le tante carte del nonno e è riuscito a trovare anche questi inediti. Ebbene, in uno di questi soggetti per il cinema, Sciascia aveva già immaginato una figura femminile di una studentessa, quindi una ragazza giovane, una studentessa che aveva promesso a se stessa, che aveva giurato a se stessa che avrebbe denunciato l'assassino, il killer, che aveva ucciso, un killer di mafia, che aveva ucciso dinanzi ai suoi occhi, perché non era andata a scuola, aveva disertato, perché marinato la scuola per andare con il fidanzatino, e tra un'effusione e un'altra purtroppo aveva assistito suo malgrado a questo terribile omicidio. E mentre tutti avrebbero voluto coprire, tutti, il fidanzato, la famiglia del fidanzato, la sua famiglia, la ragazza giura a se stessa che denuncia. E c'è un finale che però non vi anticipo, perché, come diceva giustamente la Presidente Rossomando, non voglio fare spoiler, neanche io. Grazie. Grazie a Rossana. Mi pare che stiamo snocciolando tutta una serie dei racconti, anche, come dire, di questo stile con cui Rossana Cavalieri ci sta introducendo sul tema di Sciascia. Però gli ultimi due interventi, io credo che, come dire, anche rispetto alla discussione che abbiamo fatto sul matriarcato, il ruolo della donna, eccetera, emerga rispetto a uno stereotipo che in genere è sempre dato e si chiama stereotipo per questo. Questo libro ha anche un altro merito. Dietro la copertina c'è questa frase: a ciascuno il suo, Sciascia come nessuno lo ha mai raccontato. C'è un recupero della soggettività di chi ha scritto, di chi ha interloquito con Sciascia, che non vuole prescindere dalla soggettività femminile di queste donne che lo hanno incontrato. E credo che una delle, come dire, cose più belle che si possono leggere
è la testimonianza della giovane Antonella Nonnino. Perché è interessante? Perché Sciascia era un autore molto restio anche ad andare ai premi, cioè, insomma, questa cosa non è che proprio fosse tanto amante. Sai, per un siciliano vero come lui, spostarsi dalla Sicilia e andare nell'estremo nord non credo che fosse il massimo della sua aspirazione. Ma da un lato la straordinaria personalità della mamma di Antonella, la Giannola, lo invita. E perché ci va? Perché in quella premio c'era un'altra idea fondamentale dello spirito umano, dell'umano, la civiltà contadina, il raccontare la civiltà contadina. E allora sentire, lo leggerete, io mi auguro che questo libro insomma venga tanto letto, nel racconto di Antonella è proprio questo che emerge, la familiarità, lo stare insieme, la vita di famiglia, la cucina, come dire, la familiarità della concretezza della vita che si snocciola e che fa di quest'uomo un grande intellettuale, ma anche un uomo profondamente umano. Io darei la parola ad Antonella. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, devo dire che sono felice e anche molto emozionata, perché ascoltando anche tutte le cose, anche queste ultime che avete ricordato, ovviamente mi viene in mente come avere Leonardo e Maria davanti a noi, e per la mia famiglia è stato veramente un incontro meraviglioso, ed è uno dei motivi per cui amiamo profondamente la grappa, perché è stata la grappa che ha permesso al papà e la mamma, che ha spinto il papà e la mamma a istituire questo premio Nonnino, per salvare i vitigni autoctoni friulani che stavano scomparendo, e poi negli anni ad ampliarlo in maniera naturale a un mondo più intellettuale, letterario. Ed è il motivo per cui Leonardo in effetti ha accettato il premio. Era un premio completamente diverso da tutti gli altri, una giuria che non era assolutamente legata alle case editrici, è istituito e portato avanti da una famiglia. E quindi lui è venuto a Percoto e la prima volta è venuto da solo, accompagnato dal carissimo amico Matteo Collura, con cui siamo sempre in grandissimi rapporti proprio affettivi. E io ricordo, ero appunto una ragazzina e conoscevo Leonardo ovviamente perché era un grandissimo scrittore, ed ero anche molto intimorita, però era una persona ovviamente molto affascinante, e la mamma lo ha rinvitato in maniera, anche lo racconta poi molto così entusiastica, anche molto diretta, gli disse: ma visto che dovete andare, era un periodo molto caldo, lui voleva fare passare l'estate, anzi eravamo già stati a trovarlo a Racalmuto, e anche lì io poi appunto ero una ragazzina perché avevo 16 anni, e eravamo stati ospitati alla Noce, e lui ci aveva prenotato anche l'albergo che aveva questa vista incredibile. Oggi non si potrebbero più fare alberghi così, che sono proprio sulla Valle dei Templi, e siamo stati a casa sua a pranzo. È stata una grande emozione tornare per la presentazione a Racalmuto, incontrare Anna Maria e andare alla Noce, perché io quella casa l'avevo ancora davanti agli occhi. L'ho raccontato anche questo incontro a pranzo, stavo ad ascoltare i grandi, quindi Leonardo e Maria e i miei genitori, e poi quando siamo andati a passeggio anche per Racalmuto, e quando è tornato in Friuli, perché la mamma gli aveva detto: ma visto che vai in Trentino Alto Adige, che in realtà è a 3 ore il posto dove voleva andare lui da noi, quindi era molto lontano, perché non venite qualche giorno? E in realtà poi lui e Maria si sono trovati così bene a Percoto, che è un paesino della bassa friulana, quindi non ha niente in realtà di affascinante, però certamente era stato accolto in famiglia, dietro la casa che era la casa della mamma, che era diventata la casa dove ospitavamo gli amici, oppure le persone, i giornalisti, le persone che venivano a conoscere la nostra storia, a assaggiare la nostra grappa. Dietro c'era l'orto, quindi c'era proprio una vita di famiglia, eravamo anche molto rispettosi. Per esempio, una delle cose adesso che di cui abbiamo ancora adesso ricordiamo sorridendo, è che la mamma, siccome lui aveva bisogno di una scrivania dove scrivere, aveva smontato la camera di mia sorella, perché aveva una scrivania, una bella scrivania ampia. E ancora adesso Elisabetta dice con emozione: sulla scrivania Leonardo scriveva, sulla mia scrivania. Per cui tutte cose, cioè era proprio come entrato in famiglia, noi sempre molto rispettosi. E la cosa che mi aveva veramente scioccato, perché
stavamo intorno al Fogolar. Il Fogolar è la zona della casa friulana intorno alla quale si riuniva la famiglia, e quindi nella casa della mamma era stata rimessa a posto quest'area intorno alla quale abbiamo avuto la possibilità negli anni veramente di ascoltare Leonardo Sciascia insieme a Ermanno Olmi, insieme a Claudio Magri, insieme a Anzione, personalità straordinarie. Quindi in queste situazioni però molto familiari, quindi dove c'era la sua famiglia, la nostra famiglia, ascoltarlo parlare di tutte le cose di cui potete immaginare. Io poi era nel periodo in cui poi mi sono iscritta all'università, studiavo la letteratura francese, amavo profondamente Stendhal, quindi ascoltarlo parlare, io ascoltavo fondamentalmente. E poi la cosa bellissima è che siccome in questa casa loro vivevano indipendentemente, e qualche volta ci invitavano anche a cena, e siccome lui cucinava benissimo, per cui la cosa, ascoltare queste cose o averle lette nelle interviste, nelle presentazioni che posso aver incontrato di Leonardo Sciascia, io ho davanti un'immagine diversa di un uomo che aiutava a preparare la tavola, di un uomo che appunto cucinava. Anzi, una delle cose per cui sorridevamo è perché lui, faceva sempre ironia con Maria, no, la pasta la cucino io perché la cucino al dente, mentre diceva che Maria non la cucinava perfettamente, magari non dico che la scuoceva, però insomma non era come andava preparato. E devo dire che parlando con Anna Maria, adesso che sono grande, quando sono stata a Calmuto, dice che in realtà era lui che spesso preparava, anche quando avevano ospiti, perché magari qualche ospite importante arrivava all'improvviso, in realtà era lui che stava da fare e che soprattutto tranquillizzava Maria, certamente non era una donna che si spaventava, però che rendeva tutto molto naturale. Ecco, quindi per me incontrare Leonardo Sciascia è stata una cosa non solo meravigliosa, ma anche molto naturale, appunto in un ambiente familiare, e che mi ha portato a essere anche poi molto vicina a quest'uomo. Avrebbe dovuto farmi da testimone di nozze, quindi potete immaginare che rapporto affettivo, quasi di una nipote, tra virgolette, se possiamo dire, no? E quindi ricordi appunto meravigliosi che portiamo nel cuore, la fortuna di averlo potuto incontrare insieme alla sua famiglia, al nipotino Vito, che ha imparato ad andare in bicicletta per Coto, perché mio padre lo portava a giocare a calcio, e allora cose proprio molto semplici ma molto, molto belle, molto intime. Grazie. Testimonianza molto bella. Ci stiamo avvicinando alla conclusione. Per me insomma, è abbastanza un onore dare la parola a Francesca Scopelliti, e però lo voglio fare utilizzando una frase, è un concetto espresso da una delle intervistate, dall'autrice Domenica Perrone, che è un'accademica dell'Università di Palermo, che quando chiama umanesimo democratico, questo è il pezzo in cui si ragiona, da questa risposta: l'intellettuale è uno che esercita nella società civile, almeno dall'affare de Fruy, in poi la funzione di capire i fatti, di interpretarle, di coglierne le implicazioni anche remoti e di scorgere le conseguenze possibili. La funzione, insomma, che l'intelligenza, unita a una somma di conoscenze e mossa principalmente dall'amore della verità, gli consentono di svolgere. L'amore della verità, quello stesso amore che l'aveva portato, prima ancora della definizione dell'assoluta innocenza di Enzo Tortora, a prendere posizione da subito, prima degli atti processuali, a questo. La parola a Francesca Scopelliti. Grazie. Io devo dire, si sente, sì, che a Rossana Cavalieri vada davvero il nostro ringraziamento e il nostro apprezzamento, perché ha svelato un Sciascia diverso e nuovo, senza rinunciare a togliere quella che è l'identità ferma. E poi di Sciascia. E poi la cosa interessante di questo libro è che è un libro che in effetti raccoglie e svela tre personaggi, perché parla di Leonardo Sciascia che è diverso e uguale in ogni intervista, ma nel momento in cui l'intervistato parla di Sciascia
l'intervistata parla di Sciascia, svela se stessa, e nella terza ipotesi c'è la Rossana Cavalieri che diventa e che si svela anche lei, soprattutto in questa, ormai l'avete capito, passione che ha per Leonardo Sciascia. Quando lei mi chiamò, io e noi non ci conoscevamo, io davvero avevo una reticenza molto forte, perché dissi: guardi, io non conosco Leonardo Sciascia, o meglio, lo conosco per interposta persona, per quello che lui ha rappresentato nella mia vita accanto a Enzo Tortora, per cui io posso parlare di Sciascia, ma parlando di Tortora. E sono felice che lei abbia con molto garbo insistito, perché altrimenti in questa pubblicazione sarebbe mancata una parte importante dell'impegno culturale e intellettuale di Leonardo Sciascia, che era la sua vita radicale pannelliana e soprattutto il suo impegno per la giustizia giusta. E mi permetterete di raccontarlo attraverso, filtrandolo da Enzo, perché Sciascia è stato un personaggio molto importante nelle due vite di Enzo Tortora. Nella prima, quella intellettuale, letteraria e culturale. La prima conoscenza tra Sciascia e Tortora avviene nel 1958, quando nessuno dei due era famoso. Leonardo Sciascia aveva scritto, credo, sua prima opera, questa raccolta di novelle, di racconti, che si intitolava Gli zii di Sicilia, e Enzo Tortora, che ha sempre avuto il vizio, leggendo un libro, se il libro gli piaceva particolarmente, di scrivere all'autore. Lo ha sempre fatto fino alla fine. E in quell'occasione, con Gli zii di Sicilia, lui scrisse questa lettera. Egregio signor Sciascia, spero consentirà a un lettore di esprimerle tutta la riconoscenza per la gioia procuratagli dalla lettura degli suoi zii di Sicilia. È un libro spiritoso, intelligente, vero dell'anno. Bravo, bravo di cuore. E poi chiude: sono Enzo Tortora, presentatore alla televisione, animale in privato meno fatuo di quanto sia in trasmissione. Lui, Sciascia, non conosceva Tortora perché non guardava la televisione, ma le figlie sì. E infatti, quando questa lettera che arrivò, disse poi Sciascia, come dire, provocò da parte della figlia un moto di stima, perché Tortora aveva scritto al loro papà. D'altra parte, lui era uno scrittore colto e raffinato, così come Enzo era un lettore colto e raffinato, e in questo loro si incontrarono molto, con delle affinità che poi vi dirò. E poi ci fu invece la parte, come dire, legata più al tema della giustizia, la seconda vita di Tortora, quella più drammatica, dove davvero Sciascia seppe essergli vicino, con il conforto, con la condivisione, come c'è una parola che è pannelliana, che io amo molto, con compassione, che non è lacrimevole, ma è proprio la passione del partecipare, dell'essere vicino a lui. E non è il caso che l'epigrafe sulla tomba di Enzo sia proprio una presa da un intervento di Leonardo Sciascia, scritto sul Corriere della Sera dopo la morte di Enzo, che è intitolato proprio "Che non sia un'illusione". Ahimè, lo è. Anche perché questo connubio, questo impegno di Sciascia sulla giustizia, come diceva la Sesa, era precedente addirittura allo scoppio dell'inchiesta di Napoli, perché Tortora era la vittima, ma Sciascia era il tutore. E nel maxi blitz napoletano Sciascia vedeva la materializzazione, la concretezza, la rappresentazione vivente della sua profetica denuncia contro la giustizia non giusta. E questo confortava Enzo in una maniera incredibile. Da qui nasce questa grande amicizia con i due, ma senza piaggerie, senza, come dire, volersi sentire a tutti i costi. Era un'amicizia davvero
distaccata ma intensa. E questa grande amicizia, ogni volta che mi è capitato di incontrarli insieme, mi ha fatto vedere come i due fossero quasi uguali, come dei fratelli separati alla nascita, e ci sono delle affinità che sono incredibili. Per esempio, tutti e due parlavano a bassa voce. Leonardo Sciascia non aveva mai un tono stridulo, era sempre pacato, quasi volesse attirare l'attenzione per essere ascoltato, quasi non avesse bisogno di essere ascoltato da tutti, ma solo da chi aveva voglia di ascoltarlo. Questo è un segno di grande forza, di grande intelligenza. Non scodinzolavano nessuno dei due davanti al potere, davanti alla persona importante, non facevano scodinzolamenti. Non erano interessati a sembrare simpatici. Tortora era definito l'antipatico. Ma anche Sciascia non faceva faceva niente per risultare. Sciascia diceva: non ho il dono dell'opportunità e della prudenza, a conferma quindi che non ci teneva a entrare nelle grazie del suo interlocutore. Beh, Enzo Tortora fu cacciato dalla RAI perché non rinunciò a dire che era un calderone politico, che era un jet set guidato da Boy Scout, e perse il lavoro, ma non rinunciò perché appunto anche lui non aveva il senso della prudenza e dell'opportunità. Leonardo Sciascia rinunciò a 100 milioni, non rinunciò, quando la Mondadori gli offrì 100 milioni per pubblicare tutte le sue opere, lui disse, in questo sta la sua semplicità, non cosa vogliono da me per offrirmi tanti soldi. Enzo Tortora rinunciò e strappò un assegno in bianco firmato da Silvio Berlusconi, che lo voleva a tutti i costi a Mediaset, perché lui diceva: non sono i soldi a determinare le mie scelte. Quindi, come dire, delle affinità elettive incredibili. E poi c'è il boom della condivisione sulla giustizia. Enzo fu arrestato a giugno dell'83. E meno di due mesi dopo, il 7 agosto, sul Corriere della Sera, lui scrive un articolo memorabile. Lui dice: il caso Tortora è l'ennesima occasione per ribadire la gravità e l'urgenza del problema. Un mese fa la televisione francese ho dichiarato le mie perplessità e preoccupazioni relativamente alla massiccia operazione contro la Camorra promossa dagli uffici giudiziari di Napoli. E la mia personale convinzione che Tortora sia innocente. Non mi chiedo e se Tortora fosse innocente, sono certo che lo è. E poi si giustifica, dice: il fatto che io lo conosca e che siamo amici non incide minimamente in questo mio giudizio. E precisa: ho tenuto conto degli elementi di colpevolezza che i giornali venivano rilevando. Non ne ho trovato uno solo che insinuasse dubbio sulla sua innocenza. Enzo, per uno immaginate in galera innocente, questo, quando i giornali erano tutti con i titoloni colpevolisti, immaginate che boccata di ossigeno diede a Enzo. Infatti dice: lei ha visto con occhi profetici la tremenda realtà che mi imprigiona. Un'altra cosa spiritosa del rapporto fra i due è che si davano del lei, poi passavano al tu, poi ritornavano a lei. Cioè, non c'era una... secondo per quanto tempo non si sentivano, poi però, insomma, con l'atteggiamento radicale, il tu, noi compagni radicali, vero Simona, lo abbiamo nel sangue. Poi un altro articolo che lui scrisse fu prima, nel settembre dell'85, prima che venisse emessa la sentenza di condanna a 10 anni. E qui fa un'opera d'arte, è un articolo che davvero sarebbe da portare nelle scuole, perché lui, Sciascia, prende spunto dal... una pagina dei Promessi Sposi, di quella in cui Lucia e Renzo entrano nella sacrestia di Don Abbondio sperando di farsi sposare, e il paradosso è che Don Abbondio risulta la vittima, lui che aveva provocato il sopruso. Allora, prendendo spunto da questa cosa, Sciascia scrive:
È facile, scampanando retorica e solleticando un mai sopito plebeismo, far apparire una vittima come un privilegiato. Ed è quello che si sta tentando di fare con Enzo Tortora. Ma il caso Tortora non sta soltanto nell'angosciosa vicenda che lui sta vivendo. È il caso del diritto, è il caso della giustizia. Allora, un uomo che è così fortemente convinto dei mali del nostro sistema giudiziario, un uomo, un intellettuale così fine, così accorto, così, perché non provoca delle reazioni in senso costruttivo? Sciascia, secondo me, è stato davvero un grande difensore della legalità e del diritto, un intellettuale che temo sia poco ricordato e poco onorato. Di Sciascia se ne parla sempre poco. Non se ne parlava prima, probabilmente per questi suoi spostamenti politici e quindi perché aveva creato dei nemici. Ma un intellettuale, l'intelligenza deve superare tutto. E invece io vorrei che Sciascia venisse riportato anche nelle scuole. Ecco perché dico che questo libro di Rossana ha davvero un grande valore. Io vedo che stasera siamo tante donne e mi fa piacere, però forse dovrebbero leggerlo anche e soprattutto gli uomini. E concludo. Gli avvocati hanno pubblicato un libro bellissimo che si chiama L'ispezione della terribilità, Leonardo Sciascia e la giustizia. In questo libro ci sono dei contributi di vari legali, professori universitari, giuristi e quant'altro. E l'avvocato Vincenzo Maiello dice che la relazione del giudice Michele Morello nel processo di appello, quella relazione che poi portò all'assoluzione di Enzo, fu influenzata dalla crociata sciasciana. Ora, a me fa piacere pensarlo, perché allora vuol dire che c'è un'intelligenza che riesce a far tesoro delle cose giuste. Però non voglio nulla togliere al dottor Morello, che proprio venerdì ho visto a Napoli, e non voglio togliere nulla a lui, perché in effetti è rispecchia, conoscendolo, quello che era la definizione di Leonardo Sciascia perché uno potesse fare il giudice, e cioè essere umile, onesto e corretto. Anche questo dovrebbe essere una bella scuola, soprattutto per quelli che fanno il concorso per entrare in magistratura, altro che le attitudini psicoattitudinali, anche quello, ma soprattutto una buona lettura di Leonardo Sciascia, proprio per conoscere e poi deliberare e capire. Grazie. E grazie moltissime. Io vorrei dare, puoi dire, la parola a Rosanna, Rossana, e non so perché io ho questo vizio, purtroppo, mi dispiace, ci confondiamo. Siccome c'è un pubblico, come dire, molto attento, credo fondamentalmente romano, nonostante... Ciao Caterina, credo che per questo libro vada letto attentamente, ne vada fatto un uso, un buon uso, perché Leonardo Sciascia non è solo un intellettuale, lo abbiamo descritto e raccontato in modo mirabile, credo anche che sia l'intellettuale che traguarda l'Italia. Lui non è solo l'intellettuale siciliano italiano. Lui è un intellettuale dell'Europa, appartiene quasi al mondo, e quindi questa cosa è molto importante. E quindi permettetemi di ricordare, per chi non avesse ancora il libro, che il libro è acquistabile. È una libreria qui vicino, in via del Governo Vecchio, alla libreria L'altro quando, perché può essere un bel regalo, un modo di interloquire, e quindi questo, come dire, non è una sponsorizzazione, come dire, della libreria, ma è il buon uso, come dire, dell'uso della parola e dei libri, la scrittura. Bravissima, quindi la parola a Rossana Cavaliere. Sì, per conclusioni veramente molto rapide. Prima la Presidente Rossomando aveva parlato di storia. Allora, innanzitutto, da quello già che ha detto la mia oramai amica,
avete visto, ho fatto veramente bene a insistere con garbo, per carità, però insomma a corteggiarla fino a quando sono riuscita ad ottenere questa sua intervista, che è un'intervista palpitante, è una intervista alla quale tengo molto e che ha aggiunto non poco a questo libro, proprio perché c'è una fetta di storia. In quasi tutte le interviste ci sono dei riferimenti necessariamente alla storia, perché alla storia degli anni 70, ma anche degli anni 80, perché Sciascia era immerso nella storia e quindi, come dire, dei riferimenti, dei riflessi come in uno specchio ci sono sempre. Nella sua c'è uno spaccato importante che, per esempio, le giovani generazioni ignorano o potrebbero ignorare, attraverso questo libro invece lo scoprono. Quindi c'è storia, c'è sicuramente tanta storia, c'è il privato di quest'uomo scoperto diverso da come era stato raccontato. E l'altra mia amica Antonella ha fatto riferimento a Sciascia e Fornelli. Ecco, Sciascia anche in questo era molto avanti, perché in un'epoca in cui la suddivisione dei ruoli tra marito e moglie era piuttosto netta, e oltretutto lui era quello famoso, cercato da tutte le parti, eccetera, eccetera, lui si metteva i fornelli e anzi metteva da parte la moglie per cucinare prelibatezze. E anzi c'è una battuta famosa che viene nell'intervista che ho fatto ad Anna Maria Sciascia, sua figlia, che è un'intervista deliziosa in cui viene davvero un privato, come dire, molto molto piacevole, molto intimo e molto piacevole. Una volta e si erano presentati all'improvviso dei giornalisti in casa Sciascia, che erano venuti da lontano e quindi Sciascia li aveva ricevuti, e non c'era niente, c'era sciopero dei macellai. La signora era andata in trance, il marito Leonardo disse con molta tranquillità: vuol dire che faremo un pranzo a base di Simmental. Per cui insomma era un uomo decisamente pieno di risorse. Quindi c'è la storia, c'è il privato, ma poi ci sono e c'è uno sguardo sempre diverso di donne straordinarie che hanno saputo raccontare quest'uomo straordinario, con, come dire, dando davvero delle tessere per provare a ricostruire questo mosaico. Quindi sguardi diversi, di personalità diverse. Perché, come è stato effettivamente già detto, non soltanto queste donne raccontano Sciascia, ma si raccontano. Grazie a tutti. Grazie a questo parterre favoloso. Consentitemi un ringraziamento singolo alla nostra ospite, ma a questo parterre favoloso e alla Anna Finocchiaro, di cui mi fregio di essere diventata amica, ma anche alla SESA, amicizia più recente, alla dottoressa Rossomando e a tutte le altre, ovviamente alla dottoressa Francesca e alla dottoressa Antonella. E grazie a tutti voi che siete stati presenti. Grazie.